Come tutti sappiamo, Dune è ambientato in un futuro molto lontano e molto avanzato a livello tecnologico. Ma allora perché non vediamo mai un computer o un'altra tecnologia futuristica simile? Esiste una spiegazione ben precisa. Tra pochissimo vi racconto questo ed altri interessanti dettagli che forse vi sono sfuggiti guardando Dune. Hi guys e benvenuti su Tutto Chuck. Tanto il primo quanto il secondo film sono pellicole ricche di simbolismo, di riferimenti ai libri da cui traggono ispirazione e anche di piccoli ma interessanti easter egg cinematografici e non solo. Per questo motivo, quello che farò oggi sarà raccontarvi 15 dettagli nascosti che forse non avete notato all'interno dei due primi film della saga di Dune. Vi invito a lasciare un like qui sotto per supportare il canale e senza perdere altro tempo, partiamo subito. Una domanda che tutti ci siamo fatti vedendo Dune parte 2 è perché le riprese sul pianeta degli Harkonnen sono in bianco e nero. La risposta ci viene data dallo stesso regista. Villeneuve, infatti, in una lunga intervista, ha dichiarato di aver immaginato, per quel preciso pianeta, abitato da esseri senza scrupoli, un sole diverso, che non esaltasse i colori con la sua luce, ma che al contrario li facesse scomparire, rendendo di fatto tutto in bianco e nero. Questa scelta voluta dal regista riflette perfettamente la psiche degli stessi Harkonnen. All'interno dei film, soprattutto nella parte 2, si possono trovare differenze nette rispetto a quanto si può leggere nei libri. Un cambiamento determinante lo si ha relativamente allo scorrere del tempo, dal momento dell'entrata di Poe nel gruppo dei Fremen in poi. Come si può notare anche dalla gravidanza di Lady Jessica, che non arriva a partorire all'interno del secondo film, il tutto si svolge nell'arco di alcuni mesi, che senza alcun dubbio non superano i 9. All'interno dei libri, invece, i tempi sono più dilatati. Gli eventi che vediamo in questo secondo film si svolgono infatti nel giro di alcuni anni, e parte degli eventi che ci vengono mostrati avvengono in presenza di Alia, sorella di Paul, che appunto è già nata. Un'altra domanda che in molti si saranno posti guardando entrambi i film è la seguente. Come fanno i Fremen a scendere dai vermi delle sabbie? Riescono a fermarli? E in che modo? Effettivamente vediamo i Fremen percorrere lunghissime distanze sopra questi vermi, ma non ci viene spiegato nel dettaglio il modo in cui essi vengono guidati e domati. L'unica risposta che si può dare, tenendo conto di quanto ci dicono i film, ma soprattutto i libri, è che i vermi non si fermano. Quindi i Fremen salgono sui vermi delle sabbie, cercando di indirizzarli il più possibile verso la destinazione, per poi scendere dagli stessi, senza che si fermino, quando sono vicini al punto di arrivo. Probabilmente lo fanno quando questi rallentano casualmente, per favorire anche la discesa di chi potrebbe essere più in difficoltà. In ogni caso, sarebbe stato interessante vederli non solo salire, ma anche scendere dai vermi per capire meglio le dinamiche. Se avete visto il secondo film al cinema, sicuramente vi sarete accorti della forte luminosità delle immagini del deserto, soprattutto quando queste seguono una scena buia girata all'interno. Forse non tutti l'avranno notato, ma questa è stata una scelta consapevole del regista, che voleva proprio che perlomeno per pochi istanti lo spettatore provasse le stesse sensazioni, anche visive, dei personaggi al passaggio da una zona di ombra ad una zona di luce accecante. Un piccolo dettaglio che tutti avranno notato, ma al quale in pochi avranno saputo dare una spiegazione, è quello relativo alla mancanza di computer o dispositivi simili all'interno dei due film. Com'è possibile che in una società futuristica, in cui esistono navi spaziali che permettono viaggi intergalattici, non ci sia una tecnologia altrettanto avanzata dal punto di vista informatico? La risposta è semplice e la si trova nel passato dell'universo di Dune. Molto tempo prima degli eventi che vediamo, ci fu una battaglia tra gli esseri umani, diventati schiavi delle cosiddette macchine pesanti, e un'intelligenza artificiale malvagia, che si è conclusa con la liberazione del genere umano tutta la tecnologia di quel tipo. Ma se avessero avuto smartphone e computer, sono sicuro che si sarebbero protetti con NordVPN, che è lo sponsor del video di oggi. Il servizio vi permette con un solo account di proteggere fino a 6 dispositivi contemporaneamente. NordVPN cripta il tuo traffico internet, proteggendo i tuoi dati da malintenzionati. Utilissimo soprattutto quando ci si collega a wifi pubblici. E più avanti nel video vi racconto anche perché NordVPN è perfetto per noi amanti di cinema e serie TV. In entrambi i film possiamo notare alcuni personaggi, soprattutto uno di casa Atreides, fare elaborati calcoli mentali, e nel mentre ritrovarsi con le pupille completamente bianche. Questi personaggi sono i cosiddetti Mentant, degli esseri estremamente intelligenti che sono stati addestrati ad eseguire calcoli complicatissimi a mente e nel giro di pochi istanti. La loro diffusione e importanza è nata dalla necessità di sostituire quelle macchine pesanti di cui abbiamo parlato in precedenza e quindi ormai bandite. Un'altra differenza netta tra il libro e il secondo film la si ha al momento della morte del barone Harkonnen. Nel libro quest'ultimo viene ucciso da Alia, ovvero la sorella di Paul, che sembra quindi prendere una strada un po' più oscura, a differenza di Paul stesso, che invece rimane sempre fermo nei suoi ideali. La scelta di far uccidere il barone a Paul potrebbe semplicemente derivare dall'impossibilità di inserire Alia già in Dune parte 2, ma potrebbe anche suggerire un'evoluzione più oscura del personaggio di Paul all'interno del prossimo film. Abbiamo parlato più volte di Alia, la sorella di Paul, ma quale sarà il ruolo e l'importanza di questo personaggio? Senza fare spoiler, è bene dire che Alia, come già si intuisce in quest'ultimo film, sarà un personaggio determinante. Parliamo di una bambina che fin da appena nata sarà in grado di parlare, avrà una conoscenza infinitamente superiore rispetto alla sua età e, come la madre, sarà in grado di accedere ai ricordi dei suoi antenati. All'interno di Dune parte 2 è possibile vedere Shani mentre indossa in vari momenti, ma soprattutto quando Paul cavalca il verme delle sabbie, una fascia blu in testa. Questo dettaglio non è casuale e anticipa alcuni sviluppi poi visti nel film. Il colore blu, infatti, viene indossato dalle donne Fremen nel momento in cui queste si innamorano.
Un personaggio chiave nel primo film è il dottor Yue, che come tutti abbiamo visto finirà con il tradire la casa degli Atreides. Il dottore ha un diamante tatuato in fronte, ma qual è il senso di questo tatuaggio? Questo diamante certifica il suo essersi laureato alla Suk Inner School, da cui provengono i migliori medici dell'universo di Dune. Tali medici vengono sottoposti a dei trattamenti che li rendono impossibilitati a tradire i pazienti o i committenti per cui lavorano, ed è anche per questo che il duca Leto non sospetta e non avrebbe mai sospettato di lui. Nonostante ciò, la moglie del dottor Yue è stata rapita e torturata, e questo shock ha fatto sì che il suo condizionamento a non tradire venisse meno. Come anticipato poco fa, ora vi spiego perché NordVPN è perfetto per gli amanti di film e serie TV. Infatti anche tu ti ritrovi spesso su Netflix o altre piattaforme di streaming senza sapere cosa guardare? Devi sapere che con NordVPN puoi accedere a cataloghi di film e serie TV da tutto il mondo, senza limitazioni, collegandoti facilmente ad uno dei migliaia di server disponibili. I cataloghi delle piattaforme variano tantissimo da paese a paese, ed è davvero un peccato non accedere ad alcuni contenuti a causa delle restrizioni geografiche. Se clicchi il link in descrizione, riceverai uno sconto esclusivo e 4 mesi gratis, con 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati. Quindi mi raccomando, se ti può interessare, vai ad approfondire l'offerta. Una scena fondamentale all'interno del secondo film è quella dello scontro tra i Fremen e gli Harkonnen, sostenuti anche da moltissime truppe dell'imperatore, moltissime solo in teoria, considerando che nella maggior parte delle scene di battaglia che ci vengono mostrate, i Fremen sembrano sempre in superiorità numerica, o comunque è stato utilizzato un numero troppo piccolo di comparse nemiche per rendere la scena credibile e verosimile. È infatti improbabile pensare che l'imperatore arrivi su Arrakis in una situazione così delicata con così poche truppe imperiali. Nel primo Dune, durante le sue visioni, Paul prevede che le persone combattano per lui mentre tengono in mano bandiere che mostrano il sigillo della casa Atreides, con uno sfondo scuro. Tuttavia, quando avviene la battaglia alla fine di Dune parte 2, i Fremen che combattono per Paul, guidati in particolare da Stilgar, hanno bandiere diverse. Quando rivediamo Alec nel secondo film per la prima volta, ci viene mostrato mentre suona una chitarra. La scena, un po' decontestualizzata, potrebbe sembrare strana agli occhi di un osservatore inesperto, ma in realtà ha perfettamente senso. Nei libri, infatti, ci viene detto che Alec ha due grandi passioni. Una ovviamente è quella della guerra e delle arti marziali, mentre l'altra è proprio la musica. Come detto, il simbolismo è fondamentale all'interno dell'universo di Dune, e anche a livello registico ci si è impegnati per mostrare questa importanza. Tutto ciò lo possiamo vedere tenendo conto della disposizione dei personaggi in alcune scene finali. Quando l'imperatore arriva su Arrakis per parlare con il barone, possiamo vedere una precisa disposizione piramidale che sottolinea i poteri in gioco. Nel gradino più alto troviamo l'imperatore, sotto sua figlia le Bene Gesserit, e solo nella parte più bassa della piramide è possibile individuare il barone e gli Harkonnen. Tutto cambia però nella scena in cui Paul, già diventato il nuovo messia, uccide il barone. Paul rimane l'unico in cima alla piramide, con tutti che si trovano ai piedi della stessa. Un dettaglio particolare che tutti avranno notato sono i fuochi d'artificio che si vedono nel pianeta degli Harkonnen, molto diversi da quelli che conosciamo. Sempre per restituire allo spettatore una sensazione di disagio che si avvicinasse il più possibile alla mentalità degli Harkonnen, il regista ha voluto realizzare un effetto molto strano per i fuochi, come se fossero dei fuochi d'artificio in negativo, e lo ha fatto a partire da delle gocce di inchiostro che cadono sul liquido trasparente. Bene ragazzi, siamo quindi giunti al termine di questo video. Io spero davvero che lo abbiate apprezzato e nel caso mi raccomando lasciate un bel like qui sotto che dà un grande supporto al canale. Fatemi sapere la vostra su Dune qui sotto nei commenti. Io vi invito ad iscrivervi se ancora non l'aveste fatto e ad attivare la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Io come sempre vi ringrazio per la visione e bye guys al prossimo video.